È un evento molto importante anche dal punto di vista simbolico, molto sentito. La Forza Armata nel piano di dismissione delle infrastrutture ha previsto la riconsegna di questo cespite, ormai non più ne uso noi, alla cittadinanza. Un cespite che è molto importante anche per la storia di Catanzaro. Ecco là lì il maggior significato di questa consegna. Con il Comune ci sono stati degli accordi insieme all'Agenzia del Demanio e probabilmente è stata una delle poche volte in cui veramente siamo arrivati a un punto finale che si è concluso oggi con la consegna delle chiavi. Duplice valenza, diciamo, si consegna sicuramente per ristrutturarlo per gli uffici giudiziari, però una parte verrà utilizzata dalla collettività. Abbiamo vinto questa causa e siamo entrati in possesso di questo bellissimo immobile per usi civici. Abbiamo deciso già 2 anni fa di destinarlo come uffici giudiziari per completare quella che è la nostra idea sulla cittadella giudiziaria, perché Catanzaro ha una tradizione sugli uffici giudiziari e quindi completiamo questo progetto con la ristrutturazione di questo importante immobile. Devo ringraziare anche gli uffici della Procura perché si sono attivati affinché il finanziamento arrivasse in tempi brevi. Non era facile avere 13 milioni di finanziamento, però alla fine ci siamo riusciti e quindi oggi per me è un motivo di grande soddisfazione, anche perché c'era stata un po' di polemica sull'idea avuta dall'amministrazione comunale nel destinarlo agli uffici giudiziari. Poi alla fine invece è risultata, diciamo, vincente questa idea che avevamo, perché abbiamo trovato i soldi, li abbiamo destinato già per uno scopo, diciamo, importantissimo nella città di Catanzaro, ma soprattutto questo immobile storico verrà usufruito anche da parte della collettività della cittadinanza tutta. Le complessità le abbiamo rappresentate il sindaco e brevissimamente anche io. Per chi insomma ha un po' di studi giuridici può capire cosa ci sia dietro all'istituto dell'uso civico e alla possibilità di poterlo utilizzare come faremo per uffici giudiziari e in parte invece direttamente nella disponibilità dei cittadini come la sentenza ha disposto. Quindi aver risolto gli aspetti, diciamo, amministrativi e legali era necessario per poter destinare l'immobile che altrimenti, come accade altre volte in Italia, restano inutilizzati per lunghi anni proprio per queste difficoltà, diciamo, di carattere amministrative e legali che bloccano azioni concrete. Queste sono state superate, abbiamo fatto un accordo tra amministrazioni a novembre e a Roma con i due ministeri interessati, l'amministrazione civica e noi agenzie del demanio, e abbiamo stabilito le tappe che porteranno alla conclusione dei lavori e quindi alla consegna al Ministero della Giustizia di questi uffici. Come dicevo, già domani noi faremo i primi sopralluoghi con i progettisti che stanno partecipando alla gara per la progettazione e a seguire il provveditorato poi farà la stazione appaltante dei relativi lavori. Quindi, diciamo, i tempi superati quelli amministrativi, adesso quelli più tecnici, insomma, dovrebbero andare in modo spedito. Siamo ottimisti e siamo contenti che l'immobile tornerà a vivere in una città dove il sindaco ha sottolineato l'importanza di questo evento.